Clelia Romano Pellicano è stata una donna eccezionale della Belle Époque, da più punti di vista. Una narratrice raffinata, verista, ironica, irriverente, una pensatrice, intellettuale femminista che si è spesa politicamente per il suffragio femminile e anche per la parità del salario tra uomini e donne, arrivando fino a Londra come inviata della rivista La Donna, rappresentante appunto delle donne italiane in un congresso internazionale, e spendendosi anche sul campo, realizzando in Calabria un'inchiesta sulle lavoratrici delle industrie di Reggio Calabria. Siamo agli inizi del Novecento, quindi incredibile. Inoltre ha saputo coniugare la vita privata, madre di 7 figli e anche amministratrice del patrimonio familiare, sposa del marchese Pellicano. Una volta rimasta vedova è diventata una imprenditrice e ha saputo mettere a frutto appunto i beni di sua proprietà. Una donna i cui scritti ancora riflettono una modernità impressionante e che ha ancora tanto da dire, emblematica del destino di molte autrici e pensatrici, prima dimenticate e poi riscoperte e rivalutate in tutta la loro contemporaneità. Calabria, una regione ricca di storie e di cultura. Terra patria di 6 donne straordinarie. Un emozionante viaggio in compagnia di 6 attrici. La docuserie Donne di Calabria prova a raccontare 6 storie di donne calabresi in grado di destabilizzare la nostra immagine, l'immagine tradizionale della Calabria come terra di immobilità, di isolamento culturale, psicologico e storico, proponendo invece 6 ritratti di donne che sono state in grado di mostrare una Calabria interprete e produttrice di modernità. E in particolare attraverso Clelia Pellicano noi abbiamo provato a raccontare una Calabria in grado di essere partecipe delle esperienze, diciamo così, più evolute. Nasce da una famiglia di tradizioni liberali, in parte anglosassone, perché la madre è americana. E viene in Calabria perché sposa Francesco Maria Pellicano, un politico e proprietario, di origine calabrese, originario di Gioiosa Ionica, e qui ha modo di osservare la condizione di sfruttamento, di maltrattamento, di sottomissione della donna nella società calabrese tradizionale, di denunciarla nelle sue inchieste, nelle sue novelle, e di raccontare la donna calabrese, in tutti i suoi aspetti, denunciandone la subordinazione, ma anche valorizzandone, i pregi e le specificità. Calabria, una regione ricca di storie e di cultura. In prima visione, Donne di Calabria, Rai Storia.